le migliori tavole per un amatore che vuole aumentare le sue skills in snowpark. È la Barton Name Dropper, che è una delle tavole tecnologicamente più avanzate di quest'anno, secondo me, con questa grafica un po' da viaggione incredibile di LCD che anche la capretta, come vedete qui, sta facendo. In pratica riesce a darti il pop di una tavola con un flex più rigido rispetto a quello che ha realmente, così da riuscire a fornirti il meglio di entrambi i lati. La domanda è: ma come riesce a fare sta roba? Ha un'anima all'interno in fibra di vetro, ma la parte fondamentale è che sotto gli attacchi è completamente flat e il camber tradizionale è tra i due attacchi, quindi diciamo che è bombata in mezzo e super piatta sotto i piedi. E secondo me è veramente una tavola molto molto interessante.